Ho sfidato i miei migliori amici a spendere $1 milione in 60 secondi su Minecraft. Io ho 3.000 aerei, ho comprato. Guarda qua quando sono grandi le cose mie. Scegliete voi il vincitore nei commenti. Nel momento in cui si aprirà il vault dietro di voi, Stefano, avrete un minuto di tempo per spendere $1 milione. Oddio! La rapina alla casa di carta è questa? Cominciamo con Stefano. Hai un minuto per comprare più cose possibili e poi potrai utilizzarle. Noi ti seguiremo con il cronometro. Stefano! Vai, Stefano. Stefano, vai! Che cos'è? Ok. I jet, voglio volare. Guarda che ci sono anche altri negozi, Stefano. Ma corri! Nessuno, mi sta... Corri, bro! Corri, Stefano, un minuto! Aspetta. Dietro è Jelly che guarda le macchine. Dove è un computer? Devo giocare a GTRP. Mamma mia. Le navi non si sa mai se devo andare a Ibiza, aspetta. Oh, bro, ti ho trovato il PC! Ma sono veicoli, qua giù, qua giù! Corri, corri, con control, corri, corri! Come si corre su questo gioco? Control! Il PC, bro! Ho detto, così posso io. Aspetta. Stefano, 2 secondi. Preso. L'ha preso. Il televisore. Tempo terminato, Stefano. Ora droppa tutto quello che hai preso qui. C'è un nano da giardino. Questo è il coso che usano gli anziani per fare la spesa. Okay. Aspetta che ci sono gli altri che stanno picchiando un baby villager. Okay. Potete, per favore, buttale in acqua. No. Oh, si è addormentato. Il motorbike. 3, 2, 1. Bam. Bello. Si impenna. Andiamo in tre come nelle mie terre. Andiamo. La macchina. Bella. Non so cosa sia, sinceramente. Ma cos'è questo coso? Ma che cavolo. Pietro, perché devi provare tu? No. Un elicottero senza vetro. Ottimo. Questo è Ho comprato un aereo. Bisogna ritornare in Sicilia. Si ritorna tranquillamente. E vabbè, un altro, Stefano. Ne volevo tanti. Ne volevo un pochino. Volevo essere sicuro di partire. Un letto che fai? Novigli, eccetto. Carino. È RGB. È un letto neon. Ah, puoi decidere il colore. Quando lo picchi. Oddio, cosa brutta ho pensato. Figo. Cosa? L'ho pensato anch'io. Questa battuta non è per tutti. Questo. Oh, boom. Poi se devo guardarmi le serie TV, poi visto che siamo vicino all'acqua, faccio così, opla. È Pietro, sì, ovviamente. Tieni Mark tranquillo, ti salvo, prendi questo. 3, 2, 1. Una ruspa! È una ruspa, questa la voglio io! Io voglio la ruspa! Arriva lei. Maresciallo, non ci prendi. Oddio, c'è l'aereo che è partito l'aereo. Sergi, ciao, qua Domino! Finalmente se ne va. Ah, è per fare gli esperimenti. Ah, tu lo picchi e cambia. Penultima è questa. Ah, il computer! Poi non si sa mai che tiene una Hawaiian e c'è anche il secondo computer, capito? Una bella macchina, appena andarmene a fanculo. È il turno di Adamino adesso. Giuro? Allora, io sappi che spenderò tutto. Devi spendere, è lo scopo del gioco. Però dico, non tutti riescono, tipo Stefano non ha speso tutto, Spenduto si dice. Spenduto tutto il milione. Allora, guarda bene, Adam. Allora, prima cosa, compriamo 2 gatti. Ok, perfetto. Un cane, giusto, capito? Così, ok, di nuovo. C'erano così i gatti. Non è... Una tenda degli indiani e una cassa, nel dubbio che devo far fare spesa a qualcuno. Una bella cucina e un bel coso dei nonni dove si siedono, no? Nella pensione. Poi, un treno, un tram, un altro treno, nel dubbio, capito? Un vero Maranza che si rispetti, compra il monopattino, una bella bici, skateboard qua. Non riesco a starti dietro! Jetpack, mamma mia il jetpack, monopattino. Corri, dietro. Veloce, 10 secondi, veloce. 10 secondi, Adamino. Mamma mia, Sebastiano, guarda qua il violino che non so suonare. Il letto per scoprire. Spamma. Sto vedendo della roba nel mio inventario che veramente... Allora, iniziamo con le cose un po' più chill, ok? Vai. Vi presento Bengal e Bongol. Che carini! Questi sono i loro collari. Questo è Shibu. Shibu! Testa gigante che è. Poi, giusto per stare nel tema animali, questo è bel tram. Madonna, che tram! Proviamo. Capito? Magari vado in una città, il tram non c'è. Spider-Man! Se un giorno devo far comprare qualcosa a qualcuno, vai. C'ho già una cassa. Così pure io posso fare i Carlo Conti. Ma sì, ce la fai! Se un giorno vedo un indiano, voglio andare a fare un campeggio con lui, e c'ho una bella tenda. Bella! Guarda, vado qua, mi siedo e capito? Ma Spider-Man! Raga, una domanda. Com'è possibile che ho un tram nell'inventario?
Oppure sei solo felice di vederci. Come faccio a buttarlo via? Piazzalo. Non buttarlo. Poi vabbè, è nel dubbio, ho capito. Un cassetto, c'è coso che si apre. Non si apre neanche. Ma che è sta poverata? Oh, rivolgo i miei soldi. Non t'hanno scammato, Damino. Un bel trampolino dove posso saltare quando voglio. Spau proprio. Qui proprio l'acquisto più bello. Poi giustamente, come ho detto prima, il letto. E cos'è il letto senza una bella TV davanti? Guarda qua. Ah, bello, vedi Stefano, così si arredano le spiagge. Poi nel lato della ragazza ci metto la cucina, giustamente. Calma, calma, un appiccicato. Poi ho fatto anche un regalo a mio nonno. Carino. Il bel panorama della spiaggia. E poi nel dubbio, ecco il nonno. Questo è l'acquisto migliore. Non un tosaerba, non due, non tre, ma ben quattro tosaerba. Tosa sabbia in questo caso. Sono molto utili questi in caso devo tosare la sabbia. Poi vabbè, uno stendino. Non è uno stendino. Lo stendino è quello per i panni, Adam. No. Tu l'hai mai visto un tosaerba volare? No. Con amici. Che no, che amici. Figata. Un bel vagone del treno delle merci. Un'altra bici. Non è una bici. Poi in caso devo annaffiare il cervello di Kat per farlo diventare più grande, c'ho un annaffiatore. Un annaffiatore, come si chiama? Ti lascio col dubbio. Uno sneak cat. Cosa? Non so come si chiama. Poi vabbè, il monopattino da Maranza, giustamente. E poi c'è questi. Che belli questi. Hai visto? Che figo, è bellissimo. Fighissimo. No. Vabbè, io non c'ho parole. E poi l'acquisto migliore. Il jetpack di GTA. Arrivederci. Era l'ultimo acquisto? Non prendere Stefano, copy, il gattino ti sta guardando. Ciao cucciolo. Dopo questa volata col jetpack toccherà a Pietro. Ciao. Vabbè, Pietro, non ti devo rispiegare le regole, sai già tutto. Vai, Pietro. Guarda come va dritto. Io so già cosa voglio. Già sa quello che vuole. Fuori uno. Ma solo auto? No, okay. No, vado. Fatti i fatti tuoi, tu. Sentilo come canticchia. È felice, è felice. Vai, mamma mia, è carico, No, vai Pietro, vai. Voglio la tenda, che se vado in campeggio col microonde non si può mai sapere. Microonde! E anche lui prende un treno, un altro treno. Allora, signorina si compra. Ah, no. Spamma. Questo naturalmente l'ho comprato per Stefano. È un collare per Stefano. Per le Genesche gli hanno comprato uno estate, un inverno, uno primavera. Ah, bello. Non si può mai sapere. Vabbè, ma un caccia, cos'è? Un caccia torpediniere per andare a fare un giro. Ci vai a caccia con quello. Siccome poi mi dicono che io non penso agli amici, ne ho comprato uno anche ad Adam. Bello, è mio! Non so se è un aereo o un UFO, ma va bene. Siete pronti alle gare clandestine? Vai. Fuori una. Bella! Fuori due. Questa è per Mark, che è appassionato di Formula 1. Guarda! Dov'è? E poi c'ho la mia, che è qua, guarda. La Skyline di Toretto. Questa è bellissima. Non si può mai sapere nella vita, hai bisogno di una Skyline. T'ha parcheggiato in faccia. Naturalmente, tenda compresa di microonde. Ah, perché è importante scaldarsi i pasti dove non c'è corrente. E per non sapere né leggere né scrivere, cosa fa? Non te lo cucini? No, come ne sto andando? No. Pensavo era una mucca, porca miseria. Non è una mucca. Mi sta attaccando il cane. Ne ho comprato. Io penso, sì, fatteli! Se vuoi andare, puoi andare con questo, non si sa mai. Andata! È arrivata posta per lei. Mi rilasso nei treni io. Oh, Kat, io ho approfittato per fare comprare una cosa, un regalo per te. Una mini casa tutta per te, dove puoi entrare. Eccoci. Volete sentire la mia ispirazione? Da bambino, giuro, baby, dormiva sui treni. Non tornava a casa perché portava problemi. Ma che si muta, scusate? È il turno di Mark. Vai Mark, vai. Cosa trovo? Prendiamoci una bella ruspa. Sì, anche questo. Sì, dai. Questo giusto, mi piace. Giusto. Mamma, anche questa, Mark, anche questa. Bello qua, questa questo. Compra anche la tipa, Mark. Non si può, allora, Stefano. Non gli far perdere tempo. Questa mi piace. Bella. Stefano.
questa è per Pietro, questa non lo so, questa è per Ale. Sì, sì. Bella. Oh, io. Non finire tempo, devo prendere altro. Il letto matrimoniale, una pianta perché mi va bene, un tavolo, due cucce per i cani. Non ho preso i cani, cazzo. Non hai preso i cani. Vabbè, Stefano, ho preso due case. Allora, la prima cosa che mi è venuta da comprare. Ma che bello! Traslochi. Sembra perché Stefano è un tipo pesante. Questo penso che va bene per sollevarlo. È un Rolls Royce. Ma è una Bugatti. Bello. Allora, Ale, questo invece l'ho preso per te perché so che ti piace. Bello. Addio, finitevi il video da soli. Questo, così andiamo a vedere le profondità del mare. Questo qui. Ma? Madonna. Per andare tranquilli in spiaggia c'è anche questo. Poi Adam, dove sei? Questa è per te invece. Oh! Ma avevi detto che era per me quella. E questa è per te. Guarda che bella. Oh, Marco ha preso tutte cose fighissime. Va bene, ho finito, non c'avevo più niente. Ah, hai finito. Raga, secondo voi chi è che ha speso più soldi tra voi? Io, sicuramente io. Io ho 3000 aerei ho comprato. Guarda qua quando sono grandi le cose mie. Ma io i treni fatevano tanto. Via, via, andate via, veramente. Vabbè. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento qui sotto. Iscrivetevi non solo a Cat Games ma anche al mio primo canale. Così magari divento ricca e lo facciamo coi soldi veri questo video.